Presentiamo un accordo importante perché è anche un po' un simbolo di interazione con il territorio che la Federico II sta rafforzando, diciamo, giorno dopo giorno. Ne raccogliamo in buona sostanza un bene confiscato alla criminalità, passato al comune di Baccoli, era visionario e in maniera intelligente, decide di affidare questo bene, dopo averlo ristrutturato, alla nostra università. La nostra intenzione è portarci lì una serie di attività connesse alla transizione digitale che deve riguardare un po' tutta l'area, diciamo, delle nostre scienze umanistiche. Qui transizione digitale significa recuperare anche digitalmente manoscritti, recuperare digitalmente archivi e sviluppare anche nuove tecniche, diciamo, di conservazione e di studio, e anche potenziare un'attività che noi tradizionalmente svolgiamo con i nostri docenti, specialmente dell'area archeologica, su quella che è l'archeologia marina. Terza e altrettanto importante funzione sarà quella simile a quella che noi attribuiamo ormai da anni a Villa Orlandi a Capri, sede per le nostre scuole estive. Una volta c'era una famiglia legata ai clan, oggi ci saranno attività culturali, ci saranno eventi, ci saranno, come dire, tante attività. L'accordo che prevede la consegna all'università in comodato d'uso gratuito di un bene confiscato alla Comuna, Villa Ferretti, alle pendici del Castello Aragonese di Baia, un bene mai aperto alla città da quando è stato confiscato nel 1997 e poi così sul patrimonio comunale dal 2001. Oggi c'è un parco pubblico che resta pubblico e vissuto da tutti, con una spiaggia libera, vissuta da tantissime persone, e ci sarà il polo universitario. Portiamo la prima volta a Baccoli nei Campi Flegrei e nei Campi Flegrei l'università per l'archeologia del mare e per, diciamo, formazione, alta formazione, ci permetterà di incentivare ancora di più un turismo di qualità e di elite in una frazione come quella di Baia, che ha il parco archeologico sommerso più importante del Mar Mediterraneo, che si trova proprio di fronte alla struttura di Villa Ferretti. Non esiste progresso e sviluppo di qualità senza una vera e propria rivoluzione culturale.